La nostalgia fa riferimento a momenti e persone che hanno fatto parte integrante della nostra vita e che l'hanno segnato in maniera indelebile. La nostalgia è presente in noi perché ricordo la propria mezz'anno rispetto ad altri sentimenti, magari di connotazione più negativa. Noi abbiamo nostalgia delle persone che ci hanno fatto star bene e che ci hanno dato del bene. E allora io sono sincera nel dirvi che il desiderio di comprare ausili e protesi per persone diversamente abili e Moran è nata da alcuni amici, da un nutrito gruppo di amici, per ricordare due persone, due belle persone, Fabio e Beppe, che purtroppo ci hanno lasciato in maniera prematura, troppo in fretta. Metaforicamente parlando, chiaramente, il ricordo di queste due persone là e dare un nuovo futuro, la possibilità di camminare a Durkas, a Stefan, a Lotek e tanti altri. Io sono certa che sul volto delle persone care a Fabio e a Beppe in questo momento sta spuntando un sorriso. Non si tratta di un sorriso triste, un sorriso nostalgico, ed è questa la differenza. Noi tutti, mi faccio portavoce del gruppo Cicate, vogliamo dedicare questa serata proprio a loro. Ciao Fabio e ciao Beppe. Buonasera a tutti, io volevo spendere qualche parola sulla storia e i progressi di questo progetto. Il progetto è nato nel lontano 2007 da un'esperienza di giovani solidali presso un istituto, il San Martin di Nyahururu in Kenya, che si occupa, guarda caso, di bambini disabili. E la situazione che era stata trovata sul posto, per cui di grave siccità e carestia, fame, ha fatto pensare che era necessario creare un progetto qui per aiutare soprattutto i bambini malnutriti in Kenya. È così che nel 2009 è nato un progetto finanziato dalla provincia di Trento e appoggiato dall'associazione Lucicate per aiutare una comunità di suore che opera ad El Moral in Kenya, che si occupa appunto soprattutto di bambini e di assistere le famiglie. E nel 2009 appunto è partito il progetto Kanga per El Moral e nel 2012 è stata inaugurata la Casa Magnificat, che si occupa di, grazie anche ai contributi raccolti con il Kanga Day e le varie serate che vengono fatte. E la Casa Magnificat è una struttura situata al Moran nella quale vengono accolti i bambini che hanno bisogno di più assistenza. Nel 2013 erano già più di 100 i bambini disabili, orfani e sieropositivi, di cui la comunità delle suore si prendeva cura e il progetto li aiutava in questo. Nel 2014 è stato l'anno del progetto con il Kanga alla Capra Campa, perché si era capito che l'unico modo per fronteggiare il problema delle malattie e della carenza di risorse idriche e quindi di foraggio per gli animali e di conseguenza anche l'alimentazione dei bambini stessi era quello di finanziare l'acquisto di 15 capre e la costruzione di un bacino artificiale che permettesse la raccolta dell'acqua piovana, perché la zona è di El Moral, un altipiano nel quale ci sono scarsissime precipitazioni, non ci sono corsi d'acqua naturali, per cui il problema dell'acqua si fa molto sentire, i raccolti ne soffrono e di conseguenza da lì parte tutto un problema di fame, di carestia, di malattie. A metà del 2015 è stato ultimato questo progetto, sono state appunto acquistate 15 capre ed è stato costruito il bacino artificiale, il silos per lo stoccaggio del mangime.
e di conseguenza il, almeno dal punto di vista della, del problema della malnutrizione era stato, diciamo che è stato dato un aiuto. L'emergenza che è stata affrontata l'anno scorso nel 2015 era quello dell'acquisto di un'ambulanza per la comunità di Suore, perché in quel luogo le strade sono completamente disastrate e l'unico mezzo che hanno le suore per o portare i bambini al più vicino ospedale in caso di emergenza o anche per portare assistenza alle famiglie che sono disposte in nel villaggio, diciamo che era necessario acquistare l'ambulanza. Finisco brevissimamente, di conseguenza, avendo risolto questi, diciamo queste impellenze dal punto di vista dell'alimentazione e l'acquisto dell'ambulanza, abbiamo deciso di concentrarsi sul discorso della disabilità. La disabilità, diciamo, quindi dell'appoggiare la comunità di suore sia ad accudire e occuparsi dei bambini disabili che sono disabili a causa di malattie, della denutrizione, eccetera, e anche la sensibilizzazione dei genitori, perché in quei luoghi purtroppo per la cultura la disabilità è vista come un castigo, per cui anche un lavoro di sensibilizzazione. Ecco. Scusate, io sono quello che rompe le scatole con le macchine, però bisognerebbe spostare un Audi nera, un Kangoo Bordeaux e altre due macchine bianche che non mi ricordo, il modello, perché l'autobus non passa e quindi stanno chiamando un'altra volta i vigili. Se qualcuno riconosce le macchine parcheggiate dietro la fermata dell'autobus qua di fuori, potete andare a spostarla per favore? Grazie. Fate il prima possibile perché è 10 minuti che aspetta il tram. Buonasera a tutti. È difficile dare credibilità e spiegare il messaggio di questa sera vestito così, me ne rendo conto, e vi rubo 2 minuti, non di più, perché dopo deve essere una festa ed è giusto non annoiarvi con troppi discorsi. Quello che noi abbiamo voluto e cerchiamo di comunicare sono sostanzialmente 2 cose. Ci siamo resi conto lì nell'esperienza fatta che attraverso il contatto fisico e attraverso l'aiuto a persone che potevano avere problemi in quanto diversamente abili, persone malate, eccetera eccetera, quello che ci veniva richiesto non era di cambiare drasticamente la loro realtà, quanto solo di star lì con loro e non avere un freddo rapporto di distacco. L'abbraccio era quello che ci veniva richiesto, era quello che dava anche a noi ed era quello che faceva creare quel legame tra due persone umano. È ovvio che poi a volte, paradossalmente, quando si torna qua è ancora più difficile portare questo abbraccio nella realtà di tutti i giorni, perché forse in situazioni estreme siamo spronati a dar di più e tutti i giorni invece quello che spesso regna è la diffidenza. Nessuno di noi vuol comunicare che da qui ad oggi tutti devono uscire e manifestare così energicamente questo, però a volte basta anche una pacca sulla spalla e o un abbraccio può veramente cambiare. E questo lo riporto in prima persona, penso Valentina me l'abbia chiesto per questo, perché quando io solo Soletto 5 anni fa ho conosciuto Valentina, lei conosceva un italiano e non era una situazione estrema. Quell'abbraccio nessuno poteva pensare che a distanza di 5 anni avrebbe contribuito poi a portare un più uno nella Kanga famiglia. Quindi grazie Valentina.